sono stati 5 anni di duro lavoro, ma sono stati raggiunti dei grandi obiettivi, dei grandi traguardi. Nella nostra funzione non è soltanto quello appunto di dare passaporti, visti, ma anche appunto aiutare le persone che hanno difficoltà, come il paese che io rappresento. Quindi questi impegni a volte ci scoraggiavano, perché dicevano non riusciamo, non riusciremo mai a fare queste cose. Invece veramente grazie a Dio soprattutto noi siamo riusciti, abbiamo raggiunto grossi traguardi, le persone hanno avuto fiducia in noi, ci hanno sostenuto e hanno sposato le nostre cause. Un bilancio dei 5 anni di attività del Consolato del Benin a Napoli, in particolare nel campo della salute e dell'istruzione. Rappresentanti del mondo civile, religioso e militare sono intervenuti nell'antisala dei Baroni del Maschio Angioino per dare atto dell'impegno concreto sostenuto grazie alle attività delle tante associazioni impegnate per promuovere sviluppo e supporto umanitario a favore della Repubblica Subsahariana, anche grazie alla rete di collaborazione con altri corpi consolari napoletani, come quelli del Nicaragua, del Venezuela e dell'Ucraina. Devo ritenere che vi siano sostenitori, amici della causa del Benin e del suo consolato a Napoli, che d'altro canto offre un resoconto in parte possibile anche grazie alle collaborazioni avute con il Comune di Napoli, personalmente quando sono stato assessore alla cooperazione, ma finalizzata a dire che da qui è scaturito all'edificazione di 4 scuole, 19 pozzi che consentono a decine di migliaia di persone di avere acqua potabile. È un grande esempio di collaborazione, solidarietà istituzionale e impegno diplomatico dal basso.